Buongiorno e ben ritrovati, gentili telespettatori. Questo è Prima TG delle ore 13:30. Andiamo con le ultime notizie perché cresce l'attesa dell'ufficialità per le dimissioni del Premier Giuseppe Conte, che in mattinata, dopo il Consiglio dei Ministri, è salito al Colle per il passo indietro ufficiale. Circa alle ore 12 dal Quirinale verranno poi avviati una serie di passaggi istituzionali per garantire la nascita in tempi brevi di un nuovo esecutivo. Ecco i possibili scenari che quindi si aprono quando il Presidente della Repubblica riceve le dimissioni del Premier, il Capo dello Stato dà il via alle consultazioni dei capi dei gruppi parlamentari. In questo caso difficilmente inizieranno prima di mercoledì pomeriggio. I motivi sono tecnici per la preparazione dei locali con le indispensabili sanificazioni a causa dell'emergenza Covid-19. Mercoledì mattina, inoltre, il presidente Sergio Mattarella ha in programma la cerimonia per le celebrazioni del Giorno della Memoria. Dopo le consultazioni, il presidente della Repubblica può decidere di conferire un mandato esplorativo a una personalità istituzionale. Nel 2018, per esempio, lo stesso Mattarella conferì l'incarico ai presidenti di Camera e Senato. Il Presidente della Repubblica può anche decidere di dare il mandato pieno esplorativo al Presidente del Consiglio uscente. Il Colle può anche decidere di avviare proprie consultazioni con i presidenti delle Camere, i rappresentanti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato e il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. L'ultima ratio, in caso di impossibilità accertata di formare un nuovo esecutivo, è che si decida di sciogliere le Camere per andare a nuove elezioni. Sono 8.561 i nuovi casi di Covid-19 registrati il 25 gennaio in Italia, 420 invece i decessi nelle ultime 24 ore, così come conferma il bollettino dell'unità di crisi della Protezione Civile nazionale. Sono 143.116 i test per il Covid-19 molecolari e antigenici effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, secondo i dati del Ministero della Salute, erano stati invece oltre 200.000, il tasso di positività continua lievemente a salire e si attesta nelle ultime 24 ore al 5,9%. L'incremento delle vittime porta il numero complessivo ad 85.881 unità. In base ai dati del bollettino, gli attualmente positivi in Italia sono 491.630, con un calo di circa 8.000 unità rispetto alle 24 ore precedenti. Dall'inizio dell'epidemia sono invece oltre 1.800.000 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 15.700 unità. Salgono ancora i ricoveri in terapia intensiva e tornano a crescere anche quelli nei reparti ordinari. Sono 2.421 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, più 21 nell'ultimo bollettino. Gli ingressi giornalieri sono invece 150. Consueto bollettino di aggiornamento anche dall'unità di crisi della Regione Campania. Dei casi positivi di Covid-19 nella nostra regione sono, secondo l'ultimo bollettino, 754, di cui 24 casi identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 723 e 7 sintomatici. Sintomatici e asintomatici chiaramente si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Tamponi effettuati nell'ultimo bollettino sono 8.384, di cui 761 antigenici, per un totale positivi di 214.776 unità, di cui 706 antigenici. Deceduti sono 20, di cui 7 nelle ultime 72 ore, e 13 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. I guariti sono 646, per un totale di 148.058. Report posti letto su base regionale. I posti di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli occupati 105. È stato intanto confermato il primo caso di variante brasiliana Covid-19 in Italia, in corso di valutazione presso l'ospedale di Varese. Si tratta di un uomo rientrato nei giorni scorsi dal Brasile all'aeroporto di Malpensa via Madrid, risultato positivo al tampone molecolare. Il soggetto è in buone condizioni di salute, ma precauzionalmente è stato ricoverato per ulteriori accertamenti. I familiari del paziente sono tutti stati sottoposti a tampone e sono sotto sorveglianza. Sono state adottate tutte le misure di sanità pubblica previste dai vigenti protocolli sanitari per il controllo della diffusione della variante brasiliana sul nostro territorio, e ad oggi la situazione è totalmente sotto controllo. In relazione alle notizie e alle immagini pervenute all'unità di crisi regionale, alle relative verifiche effettuate che mirano e testimoniano diffuse situazioni di assembramento davanti agli istituti scolastici, l'unità di crisi della Regione Campania ha invitato i sindaci a predisporre mirati servizi di controllo da parte delle polizie municipali, in particolare nelle fasi di ingresso e di uscita di tutti gli alunni e studenti degli istituti scolastici. L'unità di crisi ricorda che occorre mantenere alta la guardia contro i contagi e che la situazione in generale deve assolutamente invitare tutti al rispetto dei protocolli di sicurezza, in generale ad osservare comportamenti prudenti e responsabili.
Allarme all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove si registra un aumento dei casi di contagio tra il personale sanitario. Ad oggi sono 21 i sanitari medici, infermieri e operatori sociosanitari positivi al Covid-19. Dei contagiati, 11 sono in forza al servizio autoparco dell'ospedale Cardarelli e nella maggioranza dei casi svolgono la funzione di autista. Uno degli 11 contagiati è ricoverato nel reparto di terapia subintensiva. Per fortuna gli altri riscontrano solo lievi sintomi e sono in isolamento domiciliare. Altri 5 casi positivi sono stati registrati tra sanitari in servizio al reparto di medicina d'urgenza. Dall'alba è in corso un'operazione da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova che stanno eseguendo a Sanremo, Napoli e Roma un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone ritenute responsabili di associazione a delinquere, finalizzata la commissione di truffe, accesso abusivo a sistemi telematici e falsificazioni di documenti di identificazione. Perquisizioni in corso anche a Taranto, Modena e Cagliari, decine di ignari correntisti raggirati in tutta Italia, 5 provvedimenti di custodia in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 3 indagati colpiti da obbligo di dimora e 4 da obbligo di firma. Un medico in servizio in un pronto soccorso di un ospedale pubblico della provincia di Brescia è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri del NAS e sospettato di omicidio per aver intenzionalmente somministrato a pazienti affetti dal Covid-19 farmaci ad effetto anestetico e bloccante neuromuscolare, causando la morte di 2 di loro durante la cosiddetta prima ondata pandemica. 3 salme sono state esumate per essere sottoposte ad indagini di natura autoptica e tossicologica. Le indagini hanno rilevato all'interno dei tessuti ed organi di una di loro la presenza di un farmaco anestetico e miorilassante, comunemente usato nelle procedure di intubazione e sedazione del malato, che, se utilizzato al di fuori di specifici procedure e dosaggi, può determinare la morte del paziente. Peraltro, nelle cartelle cliniche dei deceduti, oggetto di verifica, non compare la somministrazione di quei medicinali indicata invece nelle cartelle di pazienti poi effettivamente intubati, tanto da ipotizzare a carico dell'indagato anche il reato di falso in atto pubblico. Da ieri mattina, è entrata in vigore la funzione della collina di Argo, struttura in via Jan Folla a Napoli, destinata ad accogliere fino a 100 cani, circa 600 metri quadri con ampio parcheggio, 37 box e aree verdi all'esterno, sale per visite veterinarie, e tolettatura negli spazi interni. Andiamo ad ascoltare i dettagli e la voce dei protagonisti di questa bella iniziativa. Nell'ambito di un progetto di salute, perché ormai si è stabilito che la salute delle persone, degli esseri umani, non può prescindere da quella dell'equilibrio degli ecosistemi e quindi degli animali che sono presenti nella città. Finalmente diamo il via a questo progetto, l'apertura di un canile comunale, il primo della città, un luogo di transito per gli animali ospitati, centro di interesse per la collettività. Il canile segue sostanzialmente il modello di canile dinamico, quindi un luogo deputato al recupero psicofisico degli animali ospitati in vista dell'adozione. La Fondazione Cave Canem è intervenuta per portare avanti un percorso di facilitazione e supporto dell'amministrazione comunale. Diviene finalmente funzionale, un'opera che abbiamo cominciato a realizzare un po' di tempo fa, ma oggi è abitata dai suoi naturali e abituali abitanti, che sono i cani. Quindi è una notizia straordinaria per la nostra città, come potete vedere, in un posto bellissimo, gestito alla meglio, ed è un segnale di grande civiltà in un momento in cui c'è bisogno di segnali di vita importanti. Rispettare gli cani, rispettare gli animali non è perché si è buoni e sensibili, ma perché si è intelligenti. Consueto aggiornamento sulla situazione pandemica in terra di lavoro da parte dell'ASL di Caserta. Con l'ultimo bollettino si certificano 101 nuove persone positive, a cui si aggiungono 9 deceduti e 168 guariti. Il bilancio totale dei positivi scende di 76 persone. I tamponi processati sono stati 1.008 per un tasso di positività in risalita fino al 10%. La città che fa registrare il maggior numero di attuali positivi è Maddaloni con 269, seguita da Caserta con 167 e Marcianise con 159. Chiudiamo invece adesso con il calcio, dopo la pesante sconfitta al Bentegodi contro il Verona per il Napoli. È tempo di esami. Gattuso si gioca la panchina contro lo Spezia in Coppa Italia ai quarti e contro il Parma in campionato domenica al Maradona alle ore 18. Intanto c'è stato un contatto tra Aurelio De Laurentiis e Rafa Benitez, anche Mazzarri c'è ed è pronto per la sostituzione, ma lo spogliatoio sembra stare dalla parte del tecnico ex Milan. Capitolo mercato, Malcuì è a un passo dalla Fiorentina. Llorente svolgerà le visite mediche
proprio oggi con l'Udinese, sono già in corso. In entrata invece sembra tutto fermo, sguardo quindi alla Coppa Italia, in programma come abbiamo detto giovedì sera al Diego Armando Maradona contro lo Spezia, che ha già battuto in casa il Napoli in campionato. Meret confermato tra i pali, difesa con Di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly e Mario Rui, favorito su Isai. Demme e Bakayoko confermati a centrocampo, mentre ci saranno Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen, favorito in questo momento su Petagna. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.